Allora, questo gas era esploso, perfetto. Quindi lo dico magari quando vi ridivido la live, che riproseguiamo con Oxygen. Dal giorno 10 stiamo raccogliendo un po' di risorse per poter eventualmente poi costruire anche la torre che ci può essere utile, che non è male. Allora, teniamo sempre d'occhio le cose che potrebbero esplodere. Poi mettiamo anche qualcuno qui per fare la cosa di ossigeno, che non sarebbe vitalità 41%. Questo vitalità 11%, che non è tanto. Non so se pian pianino perdono vitalità o partono già di base con una loro vitalità, eh. Qua geyser ne stanno uscendo come se non ci fosse un domani, eh. Allora, vabbè, comunque proseguiamo cercando di accumulare un po' di risorse. Lastre di metallo le stanno a prendere, ma dove le stanno a mettere? Scusa, sempre 40 ce n'ho qua. Com'è possibile? Qua diminuiscono e qua non aumentano. Besta da magnà. Anche perché qualora io volessi costruire la torre, che la mette tra 120 lastre e 80 ingranaggi. Stiamo freschi. Allora, aspetta che vediamo il nuovo compito che ci danno. Prepariamoci per il vento. Per il vento come ci possiamo preparare? L'unica cosa che possiamo fare è attivare gli generatori da tutte le parti. No, in realtà no. Sblocca la miniera a carbone, costruisci miniera a carbone, produzione e raccolta carbone, costruisci stazione medica, quella l'abbiamo fatta. Sblocca la miniera di carbone, mo mi sono giocato i punti. No, 50. Quanti ce n'ho? Scusa. 65 si può fare. Ci manca un po' di metallo, che ce ne serve 45, ne abbiamo 5. Mi sembra strano. di metallo, così pare. Allora facciamo una cosa. Tu che stai a prendere gli ingranaggi, non sono così. Andatemi a prendere il metallo qua, va. Uno qua e un altro, vabbè, torna a raccoglierlo dove andava prima, qua. Facciamo così. Mo' il metallo ci serve, signori, quindi vediamo se ce la fanno. Abbiamo non tantissimo tempo, quindi nuovo compito pure. Costruiamo altri estrattori di gas per generare e immagazzinare più energia. 11 giorni. Si può fare. Generatore di energia cosa richiede? Se richiede metallo, magari skippiamo. No, solo ingranaggi. Quanti ne devo fare? Ma quell'altra me l'hai tolto, quell'altro compito, no? Compito, decorazione, produzione, raccolta metallo. Ah, questo ce l'abbiamo ancora in corso, tra l'altro. Tra 3 giorni scade. Stiamo ancora cercando di prendere il metallo. Però ci siamo quasi arrivati. Questa ci serve il metallo. E gli estrattori ce ne manca solo uno. Però dobbiamo raccogliere anche degli ingranaggi. Però mi chiedi troppe cose che non c'entrano un cazzo. Vabbè, un estrattore te lo posso fare al volo qua. Devo però togliere uno. Ok, questo l'abbiamo fatto e ci dà anche del metallo, che è cosa buona. Il metallo lo possiamo usare per costruire la cosa di carbone. Dov'è il carbone? Eccolo qua. E quante persone stanno senza far niente? Nessuno. Poi che altro mi manca? Gli ingranaggi. Allora facciamo che voi che stavate prendendo il metallo qua, ve ne andate, così andate a costruire quello lì. Qua quanti ce ne stanno a raccogliere il metallo? Lasciacene uno solo.
proviamo prima a fare gli obiettivi, che ci danno comunque tante risorse, più di quelle che possiamo raccogliere con questi a mano, quindi in realtà va bene. Ma se mi costruite sia questo che la miniera, ci arrivano un po' di risorse. Ah, ma qua, scusa, non avevamo fatto la strada, ce l'ha scassata il geyserone là. Allora, aspetta che la miniera a carbone, piano piano. Produzione raccolta, 3 ingranaggi, vabbè, prima devono finire qua. Stre di metallo. Quante persone stanno senza far niente? 5, che in teoria dovrebbero costruire questo. E allora, nel mentre, una me la metti qua per gli ingranaggi. Alla ricerca ce ne stanno 3. Ok. Tra quanto arriva qualcuno? No, eh. Ah, vedi, questo. Ok, vabbè, l'importante è che non mi scompensa tutto. Quanto manca qua? 3 giorni. Allora, il carbone l'abbiamo raccattato e va bene. Perfetto. Quest'altra mi mancano ancora un discreto numero di ingranaggi. Qua il magazzino, i magazzini sono pieni. Posso costruirne un altro? Sì. Il magazzino aveva la strada verso là, allora fai pure questo in questo modo. Ed eventualmente, vabbè, non così, fatemi le strade pure intorno al centro città, chiamiamolo così. Ingranaggi ne mancano pochi, quanto tempo? Ancora 10 giorni, no vabbè, allora basta così, piano piano. Fai mai qualche live su Dredge? No, ho fatto la serie completa sul canale, non direi di no. Allora, vediamo qua, questa la vitalità è cambiata? Sì, vedete che la vitalità scende degli alberi. Attenzione, quindi converrebbe forse curarli? Forse sì. Questo cos'era? La miniera di carbone, giustamente non ci ho messo nessuno a lavorare. Noi persone libere ne abbiamo 4. Facciamo uno, lo mettiamo alla miniera di carbone. Uno lo metto all'albero. E poi una volta che qua, quante ne avevo messo al carbone? 2. Vabbè, sperando che arrivi qualcun altro, piano piano. Gli alberi vorrei cercare magari di salvarli un po' tutti, se possibile, perché a parte darci la cupolona, secondo me sono pure utili. Che ne so, magari un giorno tornerà l'ossigeno su questa terra, no? Allora, il magazzino, vabbè, lo stanno ancora costruendo pian pianino. Troppo pian pianino, però. Bene. Cibo, un po' di problematiche, ma va bene per ora. Ok, perfetto. E anche questo l'abbiamo fatto. Per il cibo poi, se arrivano altre persone, magari metto un altro di questi qua. Per ora, più o meno, stiamo cercando di bilanciare un po' tutto. Energia stiamo parati, in realtà. Qua qual è il problema? I magazzini sono pieni. Ah, ancora non hanno finito quello, è vero. Dai, muovetevi un po', che non riusciamo neanche a mettere da parte l'acqua. Un po' più di leggiadria nella velocità. Ok, bravi tutti. Quindi che ci mettono? L'acqua, il metallo? Vabbè, tutto ci mettono, giustamente. Vabbè, questo che è pieno ci interessa fino a un certo punto. Tanto mo ci sta l'altro e si accumula anche là. Persone libere ne abbiamo 2.
Però ne stanno arrivando forse... solo tre. Vabbè, meglio di niente. Noi avevamo sbloccato però anche la torre. Ci mancano un po' di lastre di metallo, quindi potremmo... I compiti adesso non dovremmo averne, no? Mandiamo quelle due persone a raccattare... No, una. Va bene, uno qua. A raccattare lastre di metallo e... Una potrei mandarla qua. Poi quelle tre che arrivano. Intanto accumuliamo un po' di lastre di metallo. Però quest'albero vediamo se pian piano riesce a farlo ripiare un po' l'acqua. Aspetta, l'acqua gliela andavano a portare. Come funziona? Ce l'aveva detto dell'albero e dell'acqua. Come cazzo funzionava? Però in teoria sta funzionando. Questo che stava al 7%, ok, poi piano piano. Questo qua pian piano sta scendendo. Mo' aspettiamo che arrivano quelli 34, sia questo che questo. Stavano a pari. Vabbè, poi quelli troppo lontani sti cazzi. Però almeno questi vediamo se possono darci qualcosina di aiuto a livello di albero. No, sono andato prima a questo qua di albero perché era quello che stava messo peggio. Mo' aspetto che arrivano un po' di persone, magari. Allora, fammi vedere a livello di risorse come siamo messi. Ingranaggi 170, plastica 2,35. Forse plastica, c'erano due persone che la raccoglievano. Ah, però la... il vento termina tra un giorno, ok. Allora, ci aveva detto quando c'era il vento forse conveniva accendere i generatori. Poi se togliamo qua, spegnere tutti i generatori, ok. Così consumiamo naturalmente di più, però solo durante il periodo del... Questo lo puoi spegnere, il generatore di ossigeno. Lo puoi mettere anche in pausa. Tanto qua non c'era nessuno che ci lavorava. Vediamo. Poi i generatori li rispegniamo. Se riusciamo a fare una cupoletta qua ci potrebbe dare un discreto aiuto lato energetico. Che è sto simboletto? Ah, uno che è ricoverato. Vabbè, ci sta. Che cazzo l'abbiamo aperto a file? Madonna, pazienti 5 su 5? Ci serviva un altro centro medico? Attaccate al cazzo? Sperando che non muoia nessuno. Ok, è passato il vento, quindi possiamo rispegnere i generatori. Onesto. E... Allora, i cittadini sono arrivati? Sì, ma credo che ne siano morti altri. Morte di Travis per malattia, morte per malattia, morte... Sono morti tutti? Sì. Uno, due... Allora, un raccoglitore, credi... uno solo si è salvato, quattro sono morti. Bella cacata il centro medico. Bella cacata. Ok. E mi sa che è morto quello che stava qua, sì. Allora, lo rimettiamo uno qua. Proviamo a salvare pure questo qua. E adesso... No, abbiamo comunque
5 persone, chissà. Ma perché ci ha levato tutti quanti? Sì, i raccoglitori ce li ha proprio defenestrati tutti, vabbè. L'importante è che sono rimasti a lavorare questi nei centri così. Centro di ricerca pure, quindi tutti i raccoglitori diciamo che ci ha resettato. Allora, vediamo. Qua mettiamone due per il carbone. Ti farei anche una strada in realtà. Vabbè, vediamo prima. Concentriamoci sulla produzione di metallo. Sblocca lavorazione dei metalli. Costruisci lavorazione dei metalli. Ok. Lavorazione dei metalli, eccola qua. Lavorazione dei metalli la possiamo costruire qua, che era quella più vicina, giusto? Beh, direi di sì. E facciamo così. Andatemela a costruire il più velocemente possibile, bravi tutti. Poi facciamo anche la cosa, Oxygen, sì, il gioco. La torre, che poi non l'abbiamo più fatta. Vediamo se sti alberelli si ripiano. Se arrivano... Questo qua, vabbè, piano piano è arrivato comunque al 12. Questo siamo partiti da 32, diciamo così. Questa è fatta. Allora, qua ci mettiamo al momento. Quanti lavoratori liberi c'ho? 5. Dobbiamo raccattare... Vabbè, mettiamocene 3 per il momento. Quanto tempo abbiamo? Vabbè, 10 giorni. No, si fa 10 giorni con... anche con calma. Strade. Facciamo una strada anche qua, che eventualmente potremmo farla. Così. Così. E così. Allora, come detto, tutti gli altri raccoglitori ce li ha defenestrati. Le case ne abbiamo abbastanza per tutti. Il cibo e l'acqua vanno bene. L'elettricità, energia pure. Vabbè. E questo si deve fare un po' di strada, ma ci sta. No, magari potrei fare la strada. Ecco, la volevo fare anche per... per questo. Potrei farla... anche dritta per dritta. Così se un giorno questi vanno a raccogliere pure qua almeno. Ok, almeno si muovono più velocemente, anche se non so se questo va comunque dritto per dritto, quindi frega un cazzo, però va bene. Allora, il metallo l'abbiamo prodotto e va bene. Allora, qualora io volessi costruire la torre di segnalazione, ci mancavano le lastre di metallo. Ok, noi adesso stiamo raccattando del metallo, ma questi comunque vanno dove cazzo gli pare comunque. Sì, dovrebbe arrivare tra 2 giorni 3 persone. Quindi poi dovrei fare anche un'altra casa, immagino. Per il momento andrei dritto qua con la zona residenziale. Facciamo così. Poi facciamo anche le altre case al centro, però per ora facciamo così. Così. E una strada che collega pure qua. Beh, più che altro una cosa visiva, non è che... prepariamoci per il vento. Ok, cioè produzione raccolta di carbone 90. Va bene, quindi riempiamo questo di persone. Non tantissime, perché altri mi stanno raccogliendo il metallo. Magari una in meno al metallo e una in più qua. Naturalmente farle nelle fabbriche è meglio che andarle a raccogliere in giro le cose, anche perché quando arriva il vento poi la gente si sfrantuma in giro. Abbiamo comunque qualcuno che... Più che altro per prepararci al vento, io onestamente, se arrivano questi qua, tra quanto arrivano? 2 giorni. Il vento arriva tra...
penso 1, 2, 3, 4, no? 2.3, quindi è 1, 2, questo qua è quello in corso probabilmente. Arrivano per tempo, magari metto un'altra persona qua o faccio un altro centro medico. Io non so che cosa determini la... il fatto che 4 siano morti, 4 su 5 sono morti, se perché erano pochi medici o se perché il centro medico è comunque una merda. Non saprei. Però il carbone ce la fanno a farlo? È passato un po' e già stanno a 20. Sì, dovrebbero farcela. Dovrebbero farcela. Per il momento non sto usando troppo ossigeno perché, per carità, l'energia la produciamo, quindi magari... Vabbè, questo già lo fa. Potrei metterlo qua alla ricerca. Va. Noi potremmo stazione di scatolamento. La cava, la cava, la cava, la cava. Ferramenta. Forse una serra, però fino a un certo punto. Secondo me... spazio abitativo con capacità di 8, pure questo potrebbe andare bene. In realtà anche la turbina ci poteva essere interessante, perché ricordiamoci che l'obiettivo è sempre quello di arrivare, ci aveva detto inizialmente, anche a un'energia sostenibile. Così almeno togliamo le cose di carbone, andiamo prima con l'acqua, poi con i pannelli solari. Però, come vedete, ci servono un po' tanti punti. Ah, questo per sbloccarlo. La scuola, il disassemblatore d'acqua, quelli difficili, che fa il tempio, la batteria, pozzo d'acqua, pesce stufato. Vabbè, noi abbiamo ancora pochi punti per ora. Vabbè, vediamo, vediamo come procede, signori. Vediamo se riusciamo a superare anche quest'altra ondata. Secondo me potrebbe essere da riproporre, eh? Eventualmente. Non lo so. Vabbè, io comunque qua stasera poi ve li riporto sul canale, magari diviso in varie parti. Non lo so, questi sono abbastanza infognanti sti giochi. Per carità, alla fine questo immagino dobbiamo fare pian pianino, però la torre poi la facciamo quando riusciamo a recuperare le lastre. Al momento di lastre ne abbiamo 115, ce ne servivano 140, mi sa. Attenzione, un altro compito che è... concentriamo sulla produzione di pesce e acqua. Vabbè che qua ce l'abbiamo fatta con il carbone. Si può pure fare. Costruisci un molo da pesca. Un altro? Sì, due. Produzione raccolta di acqua e produzione raccolta di pesce. Vabbè, oh, un altro molo da pesca si può pure fare. Non è un problema. Fallo a fianco a quest'altro. Tanto alla fine pescano là. Pescate in compagnia. Ah, è vero, questi stanno più... sta più dietro quello. E dobbiamo fare un pertugio di strada. Allora, poi per la pesca, vabbè, pian pianino dovrebbero già farlo. L'acqua qua ci sta. Il carbone ce l'abbiamo fatto, e il carbone ne abbiamo anche abbastanza, quindi forse... possiamo anche togliere qualcuno da qua. Tre persone sono più che sufficienti. Il carbone ne abbiamo in abbondanza. Questo l'albero se sta più o meno arrivia. Questo pure, piano piano però, dai. L'acqua non riesco a capire come funziona in realtà, non mi ricordo. Vitalità 1%. La freccetta che dice 0,15 di acqua, non ho capito se è che gliela porta lui piano piano. È morto un generatore. Eh sì, quelli piano piano, quando finisce, vedi, questo un giorno e se ne va. Stessa cosa agli altri. Però l'energia in realtà siamo anche abbastanza parati, quindi forse per il momento possiamo pure evitare di costruirla, di ricostruirli in realtà sti cosi. Ma vediamo. Allora, il molo, sto cazzo di molo lo state a fa'? Allora, preparati per il vento, l'abbiamo fatto. Vediamo qua se... quante persone sono disoccupate? Due.
insomma, sono un po' pochine. Per carità, mo arrivano gli altri. Ma questo lo posso smantellare? Ah, recuperiamo anche le risorse, sì. E noi ne avevamo fatto... Vabbè, questo manca ancora un po'. Questo pure. Vai, piano piano. Poi mi devo ricordare dove stanno, però. Non c'è una minimappa, effettivamente. Allora, l'acqua la raccolgono già abbondantemente. Il pesce un po' più lentamente, mancano 4 giorni. Però mo magari qualcuno ce lo mettiamo qua a lavorare. Vediamo un po'. Dovrei costruire anche un'altra casa qua. Però a sto punto aspetto che arrivano quelli, se la costruiscono al volo. Arrivati, manca una casa e adesso la mettiamo. Vedi, adesso sono arrivati, vedete che giustamente poi costruiscono anche le case. Quando ci sta più forza lavoro si costruisce prima. Qua mettimici un due persone. Vediamo, anche se in realtà ce la fanno. Non so, come detto, se questo ce la fa. Mo magari ne faccio un'altra di mensa, che cazzo ne so. Quante persone libere ho? 3. Ne vorrei mettere un medico in più qua. Qua che succede invece? La siccità pure. Allora metto un medico più in qua. E appena arriva il vento attiviamo il generatore in tutto. Questo qua a sto punto li possiamo smantellare. Sì, non servono. Stessa cosa qua. E va bene, tra virgolette. Energia comunque. Siamo ancora in positivo, dai. Sì, poi magari per il momento finiamo sta piccola zona qua di case, che almeno stanno pure più vicine alle loro... ai loro lavori. Poi magari qua facciamo una torre, cose, facciamo altre cose. Allora, questa l'abbiamo fatta, perfetto. Quindi la produzione di cibari e varie ed eventuali è fatta. Qua, come detto, non riesco a capire se... cibo 9, acqua 22. Vediamo un attimino anche la soddisfazione. A livello 5 ci siamo arrivati, comunque. Allora, le persone, popolazione... i neonati, punti extra, esplorazione, vabbè, non abbiamo esplorato niente. Radar, la torre di segnalazione, come la facciamo? Gli alberi ci stiamo lavorando. Anche se in realtà c'era un altro albero qua, eh. Tiè, mettici uno pure qua. Che non è neanche troppo distante, dai. E poi la cosa che vorrei costruire effettivamente è la... questa qua, le lastre 120, ne abbiamo 115, quindi mi mancano 5 lastre. Mettiamoci il lavoratore che sta senza far niente qua. Anche se mo arriva il vento, quindi insomma è un po' problematico. Si ammaleranno però. Allora, accendi tutti i generatori. E magari quelli che stanno lavorando qua proviamo a toglierli. Voglio fare questa prova per capire se magari non ci muoiono. Perché io ho paura che questi muoiano, quelli che stanno là. Cioè si ammalano quelli che stanno lavorando fuori. Quindi se io tolgo questi, in linea teorica, tanto per un giorno solo, proviamo a vedere se funziona. Ma questi rimangono qua come gli stronzi. Però capiamo. Tentiamo di far sopravvivere più persone possibile. Per il momento ancora non si sono ammalati. Attenzione.
L'evento raddoppia il consumo di energia, porta gas tossici e riduce il livello di ossigeno. Quindi la gente potrebbe ammalarsi. Però se la mettiamo in casetta, vagamente, vagamente potrebbe ricordare un pochino Frostpunk. Diciamo a livello di... alcune similarità ci sono, sì. Vabbè, nessuna energia rimasta, questo poi lo smantelliamo. Questo ancora un po' dura. Energia adesso, vabbè, consumiamo anche molto di più, eh. Siamo a meno 1000, però ce ne abbiamo parecchia da parte. Adesso se n'è andato il vento, quindi possiamo rispegnere questi e torniamo ad un consumo più umano, tra virgolette. E rimetto le persone a lavorare qua. Uno a quest'albero, uno a quest'altro e uno a questo. E come detto, uno che mi recupera uno alle lastre di metallo, sì, anche perché non ci sono più persone. Devo attendere il prossimo arrivo. No, l'energia l'accumuliamo durante gli altri giorni e poi la recuperiamo dopo. Adesso, per esempio, ci stiamo avvicinando ad un giorno di siccità, quindi poi ci regoliamo per accumulare un po' più di acqua. Magari, mo che abbiamo fatto qualcosa in più, togliamo qualcuno da qualche parte e lo mettiamo all'altra cosa dell'acqua. Vediamo. Piantiamo un albero. Quando la vita di un albero raggiunge un valore necessario, genera una cupola arborea. Qualsiasi edificio sotto la cupola dell'albero non consuma energia. Non dimenticare di assegnare un lavoratore e di fornire acqua a sufficienza, altrimenti inizierà a perdere vitalità. Quindi li possiamo piantare anche noi. Costruisci un cedro di odra. Ah no, già lo stiamo facendo. Produzione e raccolta. Sì, però non ce n'ho un altro di albero. Solo questi ci stanno. Do cazzo lo piglio l'altro. Scusa, ce ne stanno tre. Io già l'avevo fatto. Mica posso mandare uno. No, non ce n'è un quarto. Vabbè, questa però è cattiveria. Scusa. Non mi sembra ce ne sia un quarto, eh. Grazie Vera, grazie per i 39, grazie mille. Grazie per la resub. Niente, quindi questa scommessa l'abbiamo persa, perché non mi sembra di vedere un quarto albero nella... Noi possiamo arrivare fino a qua. No. Non ne vedo altri. Vabbè, niente. Sto compito è andato. Che dobbiamo fare? Non ci stanno. No, piantarli. Mi ha detto piantiamo un albero, ma non riesco a capire come intenda dire piantiamo un albero, perché... Ah no, aspetta, ci sta. Ma vaffanculo. Che coglione, stava per... Però non ce l'aveva detto all'inizio che potevamo piantarli, o sbaglio? Cioè, mo ci ha detto piantali, però nel tutorial non ce l'aveva spiegato. Se no, cazzo, mica mandava a ripiare questi fracichi qua sotto. Ne pianto uno direttamente qua dove mi serve, vaffanculo. Scusa, chi è che mi consuma più energia qua? Questi niente, però potrei attivare il generatore. Se attivo il generatore, quanto consumano? Cioè, se attivo l'ossigeno me ne consumano due. Quindi potrei fare un albero qua. Certo, ci deve stare sempre una persona che tiene d'occhio. Questi qua, se l'attivo, consumano tre. Questo, se l'attivo, consuma una madonna. Però, naturalmente, questo già ce l'ha di lato. L'albero quanto prende? Potrei metterlo qua in modo tale che l'albero mi vada a coprire sia qualche casa che questi. Potrebbe essere un'idea. La cosa figa sarebbe proprio metterlo qua. Però ci stanno sti cosi che non ho fatto in tempo a togliere. Facciamo che lo piazzo. Allora, facciamo così. Se riesco a metterlo. No, mi toglie da quello. Lo devo mettere qui. Volevo fare la strada parallela e tutto. Ma vabbè.
facciamolo qua. C'è qualcuno che ci può andare? No. A meno che non tolgo qualcuno da dove? Guarda, secondo me possiamo togliere uno da queste cibarie. Non per qualcosa, ma perché? Lastre di metallo per costruire quello ne abbiamo adesso, no? 140. Ma chi cazzo consuma le lastre di metallo? Scusate, o 120 ce ne servivano. 120, ok. Allora, questo qua me lo togli il lavoratore da qui e mi va eventualmente a costruire una strada. Potrebbe farla così. Queste, volendo, possiamo anche ricollegarle qua. E così. Arriva qualcuno? Sì, tra 2.4 giorni. Tre persone, sono poche, però adesso. Carbone, ok. Mi prenderei un attimo un'altra persona per costruire la torre. Questa consuma 8 la torre di segnalazione. Un'enorme torre che invia segnali per raggiungere tutti i sopravvissuti del mondo. Allora, questa ad esempio la andrei a costruire vicino all'albero. Questi cazzi, no? Almeno poi quando abbiamo fatto l'albero, nel caso. Mazza che... Che barilotto. Facciamo la strada dritta per dritta che si ricollega qua. Qua mi ci fa un pallino, che sennò... Non hai fatto il pallino qua, no? Collegamelo qua. E al momento facciamo una cosa. Mi prendo un ricercatore. Poi ricordiamoci che ce lo rimettiamo. Un ricercatore. Un medico, visto che non c'è problematica adesso. Quindi tre persone adesso potrebbero lavorare a costruire. Poi rimettiamo un ricercatore, uno al carbone e uno ai dottori. Nel mentre arriveranno questi. Ah no, dobbiamo mettere uno qua comunque poi. Immagino che è da utilizzare anche in quel modo. Poi se l'albero si ripiglia pure questo. L'altro sta a funzionare. Questo già sta al 52, vabbè, già se li pianti tu partono già messi meglio allora. E cazzo, allora vedi, se sapevo. Tipo questo qua, ha senso a questo punto tenerlo? Secondo me no. Tanto vale che piantiamo noi un altro albero da qualche parte. Dovremmo togliere questi qua, piantare l'albero qui e buonanotte. Concilia, ci può stare. Intanto la produzione raccolta qua prosegue. Produzione raccolta generica. Tra l'altro anno 1, giorno 22, quindi ha voglia qua di andare avanti ad anni. Cioè, se si sopravvive sempre, c'è sempre da dire quello. Al momento abbiamo poche persone, ne arrivano 3, quindi dovrei fare anche un'altra casa poi. Allora, la raccolta è andata bene, ottimo. Non ci ha dato anche un po' di risorse. Costruiamo la torre, aspettiamo che arrivino le persone, poi le rimettiamo un po' al lavoro, costruiamo un'altra casetta. E passa la paura. Ma arriva la siccità. Quindi insomma. Bonsoir. Allora, vediamo sti alberelli magari. Oh. Che
Che poi l'alberello. Sì, adesso l'energia mi sa che stiamo un attimino in difficoltà. Sì. Quindi converrebbe anche costruire qualche geyserone. Però questi sono già andati. O geyserone o sblocchiamo il mulino. In realtà, però ci, per il mulino quanti punti ci servivano? 600. E 100 lastre di metallo. Sti cazzi. E l'energia al momento l'unica cosa che possiamo fare è il carbone. Allora, questo compito l'abbiamo finito. Il prossimo è... La siccità in arrivo, laghi e fiumi si prosciugheranno e non è possibile pescare o raccogliere acqua durante la siccità. Concentriamoci sulla produzione di pesce e acqua. Ok, proviamo. 100 acqua e 75 pesce, ok. Se arrivano pure questi... Allora, questo ha finito, no? Magari uno a lavorare ce lo mettiamo. Scoprendo nuovi luoghi. No, le persone me devi far venire più che i luoghi. Allora, quante persone ho quindi adesso? Due libere che mi devono costruire al volo in realtà una casa. Per quelli che stanno per arrivare. E poi quando sono arrivati tutti li rimettiamo a fare cibo e acqua. Allora, acqua ce ne abbiamo. Cibo, così così. Vabbè che la siccità dura un giorno solo, quindi dovrebbe bastare, però quante persone libere c'ho? 5, quindi 1, 2, riattiviamola, 3, 4 e 5, perfetto. Nuovo compito, no, ma non posso fare nient'altro però. Costruiamo una torre di segnalazione per scoprire nuovi luoghi e trovare sopravvissuti. E che cazzo, mo l'ho rifatto, mo l'ho fatto. Rimanda, che ti devo dire? Perché mica ce l'ha... Non so se me la conta questa già costruita. Vabbè, accumuliamo acqua, poi per l'energia... allora, per quanto riguarda l'energia, in realtà questi, vediamo se ne abbiamo... Cioè, abbiamo questo qua dietro. Però chi cazzo me lo va a costruire? Devo togliere uno. Già qua avevo tolto qualcuno, quindi... Carbone comunque sta molla. E... Allora, acqua... Vabbè che ce la facciamo. Secondo me uno... Togliamo uno di questo che fa i metalli. Che metalli comunque ne abbiamo. Sì, ci sta. Grazie. Grazie, Chipster. Vediamo se ci costruisce questo, che comunque un po' di energia in più ce la damo. Siamo a meno 120. Ma scusa, come mai? Così eccessivo è il... Vabbè. Ma qua questo qua ce lo dà energia. Ah, vedi, acqua. Questo probabilmente perché sta più vicino alle risorse d'acqua. Però mi pare pure una stronzata. No, pure questo c'ha. Adesso ce l'hanno l'acqua. Perché prima erano più stronzi con l'acqua? Questo ce l'ha un po' meno. Anche se per dire, pure lui sta qua vicino, quindi onestamente non saprei, però. Vabbè, vediamo se quello riesce a costruire sto coso. Se fa per tempo. Insomma. Costruzione non ce la farà mai nella vita quello. Allora, acqua come... Allora, l'acqua l'abbiamo già raccolta abbastanza, quindi facciamo che 1 e 2 li togliamo. Così in teoria vanno a costruire. Linea molto teorica.
D'acqua già costruita li contava. Vabbè, comunque abbiamo fatto rimanda, quindi nel caso se ce lo richiede. Ok, questo l'abbiamo fatto. Qua torre di segnalazione. Ah, funziona così? È possibile selezionare una località scoperta dalla mappa e quindi inviare la propria squadra se si soddisfano i requisiti. Ah, che figata. Questa sta un po' lontana qua, però se piano piano ce la costruiscono. Non sarebbe male. Dai che ce la fate, dai che ce la fate. Prima che esplode tutto. Bravissimi. Adesso abbiamo tre disoccupati che però possiamo impiegare. Allora, rimettiamo uno alla ricerca. Ne avevamo tolti uno dal metallo, qualcuno per l'acqua, però. Acqua meno forse perché per gli alberi. Ma ad esempio questo ora. Se io vado ad... Ah, vedi, adesso si attiva... No, questo già stava attivo. Andiamo a vedere, il consumo di energia è zero. Però se io attivo questo dovrebbe consumare energia. Quindi questo qua ancora non ha il suo effetto. Probabilmente solo quando è al 100% funziona. Può essere. Vabbè, per il momento togli l'ossigeno. Si arrangiano, vanno a ricaricare. Vanno a ricaricare. Ma un pochino vedo che c'è qualche problemino tecnico-tattico con la linea al momento. Non so per quale motivo, ma fino a mo' è andato bene. Però sì, sto notando che c'è un problema di linea adesso. Allora, l'energia adesso è un pochino risalita. Non credo di riuscire a costruire un altro di questi perché non ce ne sono. Per il momento con l'energia ci attacchiamo così, a meno che magari mandiamo. Quanti ne abbiamo liberi? 3. Due li mandiamo qua per forza. E poi aspettiamo altre persone. Dobbiamo fare. Ah, sta dando problemi proprio Twitch in generale. Ok. No, perché a me segnalava effettivamente proprio adesso che l'avete fatto notare, ho visto. Allora, vediamo pure questo qua, l'albero pian pianino. Però ancora non ha creato la cupolona. Ancora non ha creato il cupolone. Questi stanno ammirando sto coso, bravissimi. Poi, ahia, poi ci saranno 2 giorni di vento più avanti. Ora arriva la siccità, poi abbiamo qualche giorno di pausa, poi torna il vento, poi infuria la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare. Questo ha finito di darci energia, quindi ritorniamo in difficoltà. Smantelliamolo però. E quando si ripresenterà qualcosa? Mo' al momento aspettiamo di arrivare a 600 e poi facciamo il mulino ad acqua, che non potrà mai essere singolo, perché insomma... Ecco qua la siccità. Il cibo però dovrebbe bastare. È uscito anche questo al momento, quindi le persone, vabbè, quelle che stavano là a lavorare rimangono là. Vabbè, questo non vedo il senso di mettere il dritto e il rovescio. Quindi a questo punto quelli che lavorano qua, qua ce ne stanno 4, togliamoli. O la fanno uguale l'acqua? No, giustamente. Togliamo questi 4 solo per questa giornata. E i 3 qua, che tanto comunque non possono lavorare, almeno mi vanno a costruire sto coso. Ottimizziamo le tempistiche. Saluto, saluto a chi va. Almeno abbiamo un po' più di persone che possono lavorare. Così. Ok. E ce n'è qualcun altro che possiamo sfruttare da qualche parte vicina. No. Allora, in questa giornata, ricercatori pieno.
Quelli gigioneggiano. Vabbè, mettimene uno qua. Appariamo un po' pure l'energia, tra virgolette. E poi, allora, se c'è un'altra cosa di carbone, a sto punto, purtroppo ci dobbiamo attrezzare con il carbone. È un po' lontanino, in realtà, qua, Però l'energia ci serve. Potrei poi fare un altro magazzino un po' più in qua. Proviamo. Facciamo il deposito di carbone qua. Una strada che va dal deposito di carbone. Vabbè, la facciamo andare un po' così. Così come me la ricollega. Oddio, in realtà dipende dalle case. Quanto occupano quelle? Quanti? 2, 4, 6, 8. Quindi uno in comune. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linea teorica. Vabbè, se no la facciamo curvare poi un po' di più. Non è un grosso problema, però. Per capire un attimo. Allora. Poi vediamo pure se arriva qualcun altro. Vabbè, intanto costruitemi la strada. Poi ci andate a lavorare nel caso. Intanto occupatevi della strada per ora. Tra 2 giorni arrivano 4 persone, ottimo. Oh, arriva proprio la pioggia, bene così, bene così. Potete andare a lavorare di nuovo, 1, 2, 3. Quante persone abbiamo adesso? 4, qua ce ne lavoravano già 4. Potrei togliere questa e chiuderla. 3 e 4 ci servono. E allora magari un altro che mi costruisce un'altra casa per quelli che stanno arrivando. Qua ci arriva quella dritta per dritta, precisa. Sì. Ho fatto giusto. E una volta costruita questa casa lo mandiamo a lavorare qua, che ci serve energia, che stiamo un po' in difficoltà con l'energia. Poi appena arriviamo a 600 punti costruiamo il coso là. E purtroppo signori, se è un problema di glitch non posso far granché. Attenzione, il cupolone. Dai, perché prende solo questo e non quell'altro? Ma allora siete stronzi. E allora facciamo una cosa, scusa. Questa riattivala. Togli i 4 da qua e me li mandi qua. Così se il cupolone prende quello, significa che io qua posso, in linea teorica, attivare nessun consumo di energia perché si trova sotto la cupola dell'albero. Ok. Però mi devi attivare il generatore, in teoria. O me lo... gli dà già ossigeno. Forse la seconda. Poi a voglia fa i cupoloni qua. Questo è un modo per appunto evitarci. Quindi a quanto deve arrivare? A 81 di vitalità. Vabbè, piano piano. Allora, possiamo ricercare il mulinone. Perfetto. Poi anche i pannelli solari, che non sarebbero neanche male. Però mi servono le lastre di metallo. Quanti persone ho io? Una, che dovrebbe in teoria costruirmi questa casa. Quindi aspettiamo un attimo. Die
10, 10. Materiali va bene. Energia sta molla là. La casa me l'hanno costruita. Vediamo se posso costruire un altro di questi da qualche parte. No. Qua infatti ancora non ci ho mandato nessuno, ma perché il personale è carente. È carente. Devo mandare uno a prendere le lastre di metallo, in modo tale che poi posso costruire questo qua. Lastre di metallo ne servono 100, ne abbiamo 75. Vabbè. E questo è uno di quei giochi infognati dove non ti stacchi più. Lo so. Poi arriva anche il venticello, e attenzione. Quest'albero è pure inutile, tra virgolette, secondo me, eh. Io quasi abbandonerei quest'albero qui, che non ha effettivamente alcuna utilità a questo punto. Questi andrebbero a consumare quanto di energia? 2, non tantissimo. Le case di base consumano 1, però se ci piazzo un alberello qua... Io farei sì sta cosa, signori. Vado a togliere quell'albero e... che è inutile. Ah no, ne possiamo avere massimo 4. E allora, se ne possiamo avere massimo 4, fa una cosa: smantella questo. Abbiamo perso un po' di tempo, ma non pensavo fosse limitata questa cosa. Me ne fai per il momento uno qua. Anzi, così forse, per le altre case qua sotto ci risparmiamo pochino di energia. E a sto punto pure questo qua sotto, calcolando che appena li pianta stanno già al 50%, quindi stanno messi meglio, tra parentesi. Questo sta al 69%. Appena arriva questo è ottimo, perché questi qua consumano un sacco di energia. E un altro... questo forse potevamo farlo da quest'altro lato. O poi sposto la cosa medica. Questi non li ho attivati. E va bene, attenzione, geyserone. Tiè. Quante persone ci possono andare? Vai, 5. A posto. Costruitemi questo e poi gli altri li metto a macinare qua le lastre di metallo. Perfetto. Lastre di metallo me ne servono ancora un po', quindi per il momento mettimi un altro qua le lastre di metallo. E lastre di metallo pure qua. Metti tutti quelli che c'hai fino a quando recupero le lastre, e poi costruiamo il mulino a ventola, il mulino ad acqua, visto che di energia siamo in negativo. Allora, un nuovo compito, vediamo se mi ripropone quello. Prepariamoci per il vento. Prepariamoci. Produzione e raccolta di carbone. Ok. Qua ci stanno 6 persone, quindi in linea teorica potrebbero anche macinarli da soli quei cosi di carbone. Vediamo. Dai, queste lastre. Dovrebbero farcela già quelli, quindi senza che ne metto altri magari qua sotto. Allora, qualche altro baracchino di energia che ci pop-appa qua. No. Questa sta in pausa, no? Scusa, fammi capire una cosa. Se metto play, vediamo se quelle così consumano. No, se non ci lavora nessuno in linea teorica, no. Vabbè, in realtà lo vediamo da qua chi consuma, però... già se arriviamo a questo che ci toglie un po' di cose da... Ok, le lastre ce l'abbiamo, il carbone comunque lo pigliano, quindi adesso possiamo fare il... questo qua.
Generatore di energia per 4 quando... Allora, 0 quando è ghiacciato e quando c'è siccità, giustamente. Però produce di più quando c'è vento, eccetera, eccetera. Ma posso piazzarlo anche in questi cosi d'acqua? O per forza sul fiume? Funziona anche qua? Cioè, su un lago in linea teorica, no. Però siccome... La pesca, questi la facevano in una pozzanghera. A sto punto non ci prova. E... Ok, facciamolo qua. Ricostruite la strada, anche perché se l'acqua non si muove, il mulino come fa a funzionare? Però, se tanto mi dà tanto. Allora, costruitemi sto baracchino veloce. Ok, ci siamo preparati al vento, bravi tutti. Energia, ok, cibo, acqua, siamo così così, ma ci può stare. Materiali, vabbè, poi ci organizziamo. L'altra volta con il vento non si sono ammalati quelli che avevo tolto dagli alberi. Mo' farei quasi la stessa cosa. Costruiamo una torre di segnalazione. Vabbè, proviamo, accetta. Vediamo se ce l'ha da buona. Costruisci un centro di ricerca. Due centri di ricerca. Vabbè, allora sei stronzo. Produzione e raccolta di pesce in scatola. Quanto tempo ho? 13 giorni, ok, vabbè. Sì, un altro centro di ricerca lo posso pure costruire, non è quello il problema. E il pesce in scatola lo posso prendere anche da qua. Però lo trovo abbastanza inutile. Dai, ma non la stanno a costruire sta cazzo di cosa. Cioè, a parte la strada, mo sono partiti. Ce ne vuole a fa turbina d'acqua. Dovevano aggiungere una cosa che in alcuni strategici c'è, eh? Cioè la, tipo una sirena che ti fa radunare tutti nel, o nei bunker di solito, nei castelli, in quelli medievali. Cioè quando arriva il vento tu suoni la tromba e quelli ti vanno al chiuso per non ammalarsi, insomma. Sarebbe comoda come cosa. Perché onestamente non possiamo permetterci di perdere personale. Ce la fanno prima che arriva il vento? Così così. Bravissimi. La strada se volete la potete fare. Il centro di ricerca ci stanno tutti. Torre di segnalazione non hanno trovato un cazzo niente. Quindi magari poi alla torre di segnalazione ci mettiamo sti tre lavoratori che stanno fuori. Tre. E ci metterei a sto punto pure quelli degli alberi che... Provo a fare una cosa. Tolgo quello di quest'albero per capire se si ammalano o meno. Togliamo pure questo. Vediamo se magari uno si ammala. Quante persone stanno in giro? Due. Li mettiamo uno qua. E... buttiamone uno da qualche parte. Qua. Qua. E in giro non c'è nessuno adesso. Ora dovrebbe arrivare il vento. Questa quanta energia produce? 4, perfetto. E siamo in positivo. Poi magari ne possiamo fare di più pure. Quindi in linea teorica adesso si dovrebbe ammalare quello di quest'albero. Mo capiamo se è vera sta cosa o meno. Però mo arriva il vento. Vediamo. Poi dovremmo anche attivare un po' l'energia elettrica a tutti sti cosi. Ma non so se è fattibile o meno. Mo è uscito pure questo. Così però consumiamo veramente troppo, mi sa.
due giorni non ce la facciamo. Credo. No. Già così consumiamo di più. Se accendiamo pure tutti i generatori è la fine. Devo mandare qualcuno a costruirmi sto coso, se no. Allora, ho messo il medico e quelli là. E due, no? Poi un materiale mancante che manca. Con che si costruisce? Con gli ingranaggi. Proprio zero di ingranaggi. Mortacci vostra. Beh, fate quel che potete fare. Si è ammalato uno. Due. Malati in 3, molto bene. 5 malati, quindi a posto. Immagino anche... No, tanti ha... Guarda quanti cazzo si sono ammalati. Ne moriranno un fottio. Sì. Stazione medica qua, al volo. Vabbè, per chi sta senza fare un cazzo, se ce la fate. Madonna, una marea. Sono tutti malati. Guardali là, non ce n'è uno che non è malato. Perderemo un sacco di gente. Una marea. Una marea di gente morirà male. La vedo malissimo questa. Siamo 31 per ora. Vediamo quanti ne usciranno vivi dopo il vento. agente ai venti. Già stanno a morire. Andiamo bene. Siamo 26, quindi già sono morti in 6. Ottimo. Sto vento maledetto. Mo dobbiamo ricontrollare un po' tutto. L'energia bassa, però... Pelo pelo ce la facciamo, mi sa, eh. Forse. Ok. Insomma, siamo rimasti in 26. Allora, togliamo medici da qua. Da qua. Mi rimetti uno all'albero. Liberi ne abbiamo 18. Ma perché mi ha tolto personale da ovunque. Quest'albero mi rimetti la persona. Qua mi rimetti la persona. 1, 2, 3. Uno alla mensa. Quello è esploso male, va bene. 3 qua. Qua stanno per arrivare persone. Mi rimetti 3 alla ricerca. 1 qua.
Abbiamo 5 persone libere. Mi rimetti uno. Questo che cos'era? Metalli. Uno qua i metalli. Non tantissimi. Poi ci organizziamo un attimo. E qua ne abbiamo messi 3. Mettimene. Due. Mi rimetti quello qua all'acqua. Vabbè, il cibo piano piano si riprenderanno un attimo. Spero. Dai, fate il cubolone di sto coso. Dai, muoviamoci. Qua non c'è nessuno, ma va anche bene. Anche bene, tra virgolette. Ma può darsi che crei. Ma non lo so, in realtà non. No, non prende questo purificatore. No, era un'illusione ottica, credo. Allora, l'energia bassa però la stiamo recuperando. Abbiamo 4 persone libere e a livello di materiali, sì, gli ingranaggi non ne abbiamo neanche uno, quindi un paio di persone qua ce le mandiamo. La ricerca l'abbiamo rimessa a palla. Per la ricerca possiamo ricercare cosa? Questo più che altro è per il coso. Ah, è vero, noi dovevamo fare questo, quindi costruiamo un altro centro di ricerca. Che consuma abbastanza, quindi lo rimetto di nuovo. Ce lo metto proprio tutti a fianco all'albero. Se lo metto qua ci arriva l'albero, sì. Costruisci la strada che prosegue. Che magari va pure qua, eh. Vabbè, facciamola fino a qua. Anche se manca la pietra, mortacci tua. La pietra. Eccola qua. Mettimi due a raccogliere la pietra. È tempo di concentrare. Costruiamo un caffè in modo che la nostra gente possa godersi il tempo libero. Ogni visita porta punti in più alla soddisfazione del visitatore. Se può fa. Anche se il caffè lo dobbiamo ricercare. E costruire con metallo e mattone che abbiamo. Caffè lo possiamo costruire da tanta socialità. E se lo butto qua, tanto là la socialità c'è la mensa. Potrei mettere il caffè, guarda, qua al centro, c'è preciso più o meno, però sta pure vicino all'albero, quindi magari non mi consuma energia. Tiè. Ci sta nella zona popolare, insomma. E raccolta e produzione di plastica, poi a caso, così. Vabbè, vediamo intanto anche l'altro compito, il centro di ricerca. Pian pianino credo che lo stiano facendo. Questi che stanno a fa qua? Ah, rala la pietra, è vero. Rapporto annuale, ben fatto, sei sopravvissuto a un altro anno. Vediamo com'è andato l'anno scorso. Congratulazioni, hai raggiunto il livello voluto dal voto di fiducia. Popolazione, 20 persone si sono unite con l'aiuto della torre di segnalazione del molo sottomarino. 3 bambini sono nati lo scorso anno, 11 persone però sono morte. Il prossimo obiettivo del voto di fiducia è il livello 9. L'anno 2 sta per iniziare. Attenzione. Sì, però al momento un attimino organizzarci, perché insomma vorrei vedere almeno se riescono a completare sti cose. Non stanno a fare un cazzo. Ma c'è qualcuno che costruisce? No, in realtà no. Togliamo un po' di medici, scusate, un paio di medici che al momento non servono, almeno fino alla prossima problematica.
Vediamo se riusciamo a costruire queste cose al volo. Lo so che manca la pietra, ma la stanno prendendo pian pianino. Mentre fatemi questo, se volete. Portano materiali e poi iniziano a costruire. Qua devono portare la pietra ancora. Qua intanto il cupolone è arrivato, signori. Attenzione. Cupolone che non prende un cazzo niente, però. Non prende nessuno di questi qua intorno. Possibile? No, però questo è più grande, sì. Effettivamente deve crescere un po' l'albero. Questo, per carità, questo neanche ci arriva, ma questo qua al momento è totalmente inutile. Però penso che dobbiamo aspettare che arrivi al 100%. Qua hanno iniziato a costruire, ok. Poi una volta che abbiamo fatto ste cose, togliamo quelli dalla pietra e... vabbè, vediamo anche qua come riusciamo ad organizzarci. Centro ricerca, se riusciamo a mettere qualcun altro per i punti, però... già ne abbiamo tre, troppo personale, troppo personale. Il pesce in scatola lo stanno appiando? No, non ce l'avevo ancora messi, mi sa. Quanta pietra manca qua? Dai, cazzo. Cibo acqua. Allora, facciamo una cosa. Due di quelli dell'acqua mi vanno a prendere scatolette di pesce in scatola. Al volo, perché sennò... perché poi abbiamo delle ricompense che sono molto utili, anche per il cibo e per il tutto, quindi... l'acqua al momento ne prendevano abbastanza. Non ci sta pure questo. Se mi finiscono di... il caffè hanno finito di costruirlo e non c'è bisogno neanche di qualcuno che ci vada a lavorare, quindi va bene. Allora, al momento, già che ci siamo, mi costruite questo qua. Altro compito. Il gelo è in arrivo. I laghi e i fiumi ghiacceranno e non sarà possibile pescare o raccogliere acqua durante le gelate. Concentriamoci alla produzione di pesce e acqua. Forse ce la facciamo anche con quelli che abbiamo tolto. Vediamo. Mo' il gelo ci riblocca tutto. Porca troia. Ok, qua il centro di ricerca va bene anche se non ci sta nessuno. La pietra quindi non ci serve in realtà più. Quindi togliamo questi due da qua e li mandiamo a raccogliere al volo pesce in scatola. E abbiamo, allora, produzione cose pesce in scatola che mancano 6 giorni. Il caffè, dobbiamo raccogliere pure la plastica, così a caso. L'acqua e il cibo in quanto tempo? 2 giorni. Quante persone sono libere? 4. Due le devo mandare a pia la plastica. E le altre forse uno all'acqua, se non due. Il cibo ce la fanno. L'acqua potrebbero. Caffè, raccolta di plastica. Va bene, devono raccogliere pochissima di plastica. Quindi mo facciamo al volo questo e mandiamo un altro a ripia l'acqua. Ok. E quello della plastica l'abbiamo fatto. Quindi toglimi questi due dalla plastica e me rimetti uno all'acqua. E... nel mentre qua che dobbiamo fare pesce in scatola ce l'hanno quasi fatta. Mancano 5 giorni, dovrebbero farcela. Quante persone libere c'ho? 2. Pesce ce la fanno. Acqua. Acqua forse no. Quindi attiviamo questa e mandiamoci. Ah no, l'ho messa. Porca la troia. Ho chiuso quella già aperta. Ok, che hanno fatto? Torre di segnalazione per pesce in scatola. Quindi togliamo i... ma un paio ce li posso pure lasciare che vanno a piedi così scatola. L'acqua manca un giorno, quindi vi dovete un attimino velocizzare.
pesce hanno fatto, l'acqua più di questo non possono fare. Stanno a pieno regime tutte e due. Dai che ce la fate, dai. Veloci, veloci. Saluto, saluto a chi amo, ci salutiamo, sì, si è fatto tardi. Tutto bene, gracias. Bonsoir, bonsoir. Dai che ce la stanno facendo anche con l'acqua, attenzione. Per il rotto della cuffia ci stiamo per arrivare. Olè. Ok. Perfetto, quindi acqua ne stiamo producendo, vabbè, pure troppa. Quindi un paio di persone ne possiamo togliere anche da qua. Magari possiamo mettere per i punti ricerca o in realtà per questo qua. Uno e due. Quante persone ho libere? Nessuno. Però mi si è aperto questo geyser qui che possiamo a questo punto fare una cosa. Le quattro persone che lavorano qua, che non possono lavorare, mi vanno a costruire questo. Nessuna energia rimasta, quindi qua mi recupero questo. Nel mentre qua ci stanno due persone a lavorare, me le metti al coso di ricerca. Qua me ne metti altre due e poi rimodelliamo. Una persona sola è libera, siccome mi devono andare a costruire là, facciamo così. Qua ricordiamoci che ce n'erano 5. Ma appena hanno finito. Se volete andarmi a prendere, vediamo che ci manca. Ingranaggi. Più che altro in base a quello che possiamo ricercare. Il pannello solare ci vuole la plastica. Allora fate una cosa. In 5 andatemi a prendere la plastica. Oh, così poi mettiamo pure i pannelli solari. Produzione più rapida anche oddio, pure questo sarebbe utile. Produzione più rapida, abilità produzione 20% più veloce. No, mi sa che faccio sti due, niente pannello solare. Quanti punti? 5 e 15. Signori, faccio quello, ma... Una... E due... Produzione più rapida, ci sta. Albero illuminato, albino decorativo, lastra di metallo, costo di costruzione. Consente di aumentare più uno sulla quantità di produzione. Carbone produce pure il carbone più velocemente. Sì, ci sta, ci sta. Per il momento attendiamo, ma... Poi rimettiamo quelli dove stavano. Anche se manca ancora un po' per la fine del ghiaccio. Allora, pure qua non è rimasta energia, quindi lo defenestriamo. Il radar non è ancora costruito. Torre di segnalazione, che comunque non funziona per un cazzo sta torre di segnalazione. Il radar invece era un enorme dettaglio per raggiungere nuovi giacimenti di materiali. Vabbè, ci serve relativamente. Attenzione, un sulle mani per il mitico Jack 7 per le 5 sabone giftate. Sulle mani per Jack. Grazie caro, grazie mille. Grazie per le 5 sabone giftate. Mi raccomando ragazzuoli, voi che avete ricevuto la sub dal buon Jack, ringraziatelo, ringraziatelo. Grazie, grazie Jack, grazie mille caro. Gentilissimo. Produzione di cibo con una serra.
Sblocca serra 3.30. Vabbè, mo stiamo. I ricercatori ce ne stanno, quindi tutto sommato ci può stare. Sarebbero totalmente inutile, devo dire la verità. No, totalmente inutile, però. Però piano piano pare che si ingrandisce. Vediamo. Nuovo luogo scoperto, territorio storto. Il territorio storto ha un aspetto mediocre, con i suoi tetti in rovina, i muri grigi e il legno scricchiolante, ha un'atmosfera misteriosa. Vabbè, poi ci possiamo mandare il team con 5 persone, 10 scatolette e un po' d'acqua. Livello di rischio basso. Vabbè, poi ci mandiamo qualcuno, non adesso che non ho il personale. Qua giustamente non arriva nessuno, anche se ghiacciato sopra, ma sotto potrebbe essere anche non ghiacciato, quindi. Ma aspettiamo di arrivare ai punti per sbloccare la serra 330. Ce la facciamo in 12 giorni. Produzione e raccolta di acqua se può fare. E patate, vediamo. Patate, poi vediamo. Poi la musica che cambia anche in base alla situazione meteorologica è molto figa, molto figa. Ritrovo alcuni aspetti di Frostpunk comunque, come detto, il fatto che arrivino pian piano dei momenti un po' difficili per la nostra comunità, che ci muoiono come mosche, tra parentesi. Allora, il gelo se n'è andato, quindi la ricerca ci serve ancora. Ma allo stesso tempo, pesce in scatola comunque erano due qua. Avevamo mandato un po' di gente a raccattare plastica. Adesso li togliamo, poi se ci serve la plastica vediamo. Però quei 5 li rimettiamo. 3 qua e 3 qua. Quindi ce n'era uno in più che stava senza far niente. Non erano 5 ma erano 6. Poi appena arriviamo con la ricerca, magari togliamo quelli che avevamo piazzato qua e li rimettiamo dove stavano prima. Perché avevamo messo 3 qua che prima non c'erano e li possiamo ripiazzare. Mi sa che stavano 2 qua, uno all'acqua. Adesso dovrebbero anche prendere più pescato in linea teorica, o no? In linea molto teorica, mo capiamo. Al caffè ci vanno i visitatori? Della pesca. Devo almeno. Sì, perché poi qua dici, vabbè, faccio l'ultima cosa, tipo sblocco la serra, poi costruisci la serra, poi acqua, patate, poi esce un'altra cosa. Quindi stanno sempre allo stesso punto. Vediamo. Ok, 3.30, vai di serra. Ricercatori, date via, metti in pausa questo. La serra la costruiamo. Io la farei anche vicino a un alberello, ma poi dipende pure dall'alberello, perché la serra potrebbe consumare, quindi la metto qua. Vediamo. Portateci prima la roba che gli serve per costruire e poi datevi da fare. Quante persone ci stanno che lavorano? 3. Ho pochine però. Allora, cibo va bene, acqua pure, quindi magari mettiamo subito quelli qua alla serra. Vediamo. Abbiamo comunque lasciato 5 persone qua, eh. Prima ne erano molte meno.
non ha aumentato comunque l'arrivo di personale, dobbiamo dirlo. Allora, la serra ci possono lavorare un po' di persone. Qua possiamo scegliere tra patate e pomodoro che dobbiamo sbloccare. E dobbiamo cliccare. Per cliccare, fa lui. Quante persone ci abbiamo libere? 3. Mettile tutte e 3 qua. Dobbiamo fare patate. L'acqua la pigliano già questi. Vediamo se si affilano un po' con le patate pure. E poi va bene così. Anche perché siamo all'anno 2, eh? Questo ha finito di vivere, mi sa di sì. Yes. Beh, ma non mi devi mica sfondare pure la strada, però, eh? Se fa mica così. Ci serve assolutamente altro personale. Non so se quelli facendo quella... Aia, questa è pericolosa qua, eh. È anche un po' pericolosa qua. Allora, facciamo una cosa. 3 persone, andate a costruire qua. Non si sa mai. Eh sì, poi provo, vediamo, mo che abbiamo messo questi qua, andiamo un attimino. Oddio, ne produce poca di energia però, dobbiamo anche dirlo. È un po'... Ehi, 100 lastre di metallo e 120 ingranaggi. Vediamo se questi comunque ci portano delle patate, va. Dovrebbero, dai. Ci manca del materiale. Ci manca del materiale. Quindi prima che lo raccolgono, stiamo un po' freschi. Cos'altro si potrebbe ricercare poi? Produzione del carbone più rapida. Oppure i pannelli solari troppo. Cucina, un luogo dove preparare e cucinare pasti nutrienti, patatine fritte e pesce stufato, che poi però dobbiamo sbloccare. Credo. Lastra di metallo, produzione più rapida. Dissalatore dell'acqua, Cazzo di casino. Però è fighissimo comunque, mo. A parte tutto, a me sta piacendo tanto. Un po' pochino, un po' di... È particolare, però è molto infognante. Mo dai, finiamo di fare st'ultimissima cosa. Ci manca solo un po' d'acquetta, poi arriva il vento, ti dirà prepariamoci per il vento e questo e quell'altro. Lastre di metallo, neanche per il cazzo le raccolgo, no? Una lentezza proprio nell'animo nel recuperare lastre di metallo, eh? Dovremmo fare anche qualche altra cosa estetica, eh? Però... sono da sbloccare. Aspetta, che ci ha dato qualche materiale utile? Lastre di metallo, sì. 95 e 103. Vabbè, togliamo uno dalle patate e mi va a raccogliere un po' di ingranaggi, se riusciamo. 118 e 95, ci siamo quasi. Che cazzo. Prepariamoci per il vento. Produzione raccolta carbone. Vabbè, tanto questi già ci stavano 3 persone, dovrebbero farcela. Forse.
ingranaggi ci siamo arrivati. Quindi toglimi uno dagli ingranaggi e mandalo alle lastre di metallo. Che ce n'è uno solo, che è un po' lentino, eh. Un po' tanto lentino. per gli alloggi anche dobbiamo sbloccare cose, in realtà. Perché almeno il rifugio ci vogliono 300 punti ricerca, che vabbè, pian piano ci arriviamo. A bifamiliare poi ci serve anche il Kevlar addirittura. Lastre di metallo e mattoni per l'appartamento, che ospita 12 abitanti però l'appartamento, eh. Però 300, 1.900 e 3.200 di ricerca, sti cazzi. Magazzino quasi al completo? Che cazzo. Magazzino quanto consuma? No, non consuma, ok. Abbiamo finito il pesce in scatola al baracchino. Quindi abbiamo due persone che stanno gigioneggiando. Quindi due persone che mi possono costruire. Questo. La strada la possiamo fare pure dopo. E un altro magazzino pure dovremmo fare, però. Magari questi che mi stanno raccogliendo gli ingranaggi andate a costruire. Stessa cosa per quelli che mi stanno raccogliendo le lastre di metallo. Il magazzino ci serviva, metallo e pietra dovremmo averlo, vediamo. Se riescono a costruire entrambe le cose prima che arrivi il vento non sarebbe male. E poi basta. No. Magazzino quasi al completo, no? Insomma, usate un po' di roba che vi... Cosa stiamo accumulando? Il cibo mi sa che stiamo accumulando in modo prepotente. L'acqua un po' meno. L'acqua quante persone ci stanno? Ma semplicemente per il magazzino, credo, che è pieno. Mettiamo un altro qua. Ce la possono fare, ce la possono fare. Il vento poi ce lo vediamo. Se ci rifacciamo una partitozza, mai dire mai. È molto infognante. Allora, questo l'abbiamo fatto, quindi energia stiamo abbastanza parati. Raccolta carbone manca veramente poco, quindi non ci ho messo neanche personale in più, ma dovrebbero farcela, infatti. E hanno finito di costruire anche qua. Sì, quindi abbiamo 5 persone che gigioneggiano. Ne metto 3 qua. Almeno li lasciamo per strada, diciamo così. E vabbè, mettimene 2 qua. Beh, allora facciamo così, va. Mettiamone qua che magari troviamo anche dell'altro. Ok, ok. Nuovo luogo scoperto, piccola provincia. La strada un tempo trafficata che conduceva alla piccola provincia era ancora visibile. Nonostante le varie crepe e buche, le sue famose decorazioni sono ancora notevoli. Andiamo a vedere. Requisiti. Dobbiamo avere, vabbè, 5 requisiti se si vuole inviare la propria squadra. Va bene. Comunque il rischio è basso. Vabbè, poi ce li inviamo, ma non adesso. Non adesso. Adesso direi che ci possiamo salutare qua, signori, perché il gioco è stato abbastanza infognante. Ci siamo fatti 3 ore praticamente, come se non ci fosse un domani. E spero che vi sia garbato, signori, questo Oxygen. A me tanto, devo essere onesto. A me tanto. E quindi è possibile anche che lo rivedremo. Salviamo la partitozza. Facciamo così. Live 01, la prima live, poi se ne faremo altre. Ci guarderemo.